Isabella è stata subito gentile con noi, la ringraziamo pubblicamente per averci permesso di conoscere questa azienda che è della suocera Silvestri Rosina, cioè mamma di tuo marito. Sì, esatto. Mio marito Pietro, mia suocera sì, adesso sta preparando il pranzo veramente per gli operai. Bene, quanta gente sta lavorando in questo momento per la raccolta e per la lavorazione 2018? Ma noi con i diversi turni raggiungiamo anche le 12 persone al giorno. Magari adesso siamo quasi alla fine della lavorazione, perché noi di solito... Allora, è più breve perché quest'anno ci sono meno olive. E poi noi soprattutto iniziamo già da settembre, quando proprio dal 10 di settembre iniziamo a raccogliere l'oliva tanera scolana in Salamoia, e di conseguenza sui nostri oliveti già raccogliamo anche quelle da olio. Di solito si arriva anche al 10 di novembre aspettando, diciamo, tutti gli olivicoltori, perché noi in genere le nostre olive per il nostro olio le maciniamo, ecco, da settembre-ottobre. Certo. Proprio perché comunque così delle olive più sane, delle olive più verdi riescono a fare degli oli più fruttati, che sono poi quelli che avete visto nella edizione Mignon. Pietro Albertini, quanti anni con papà che lavorate qui a Spinetoli? Io ho 54 anni e sono 54 anni che sono nato nel frantoio. È vero così, sono 54 anni che vivo nel frantoio. È una grande storia, una grande avventura che nasce dalla passione forte di papà. Certo, sono quattro generazioni che facciamo questo mestiere, pertanto si tramanda di generazione in generazione, poi la passione per l'olio ci ha portato a questa struttura.